Qualche giorno fa avevo chiesto cosa aveste preferito, cioè in realtà non è che cosa aveste preferito, cosa avrei dovuto fare tra giocare a Pikmin 3 e Pokémon Tournament per Wii U o Pokémon X e Y per Nintendo 3DS. Avete scelto Pokémon Y per Nintendo 3DS, dato che mi manca il computer, quindi non posso né nerdare su Overwatch né giocare a Agents of Mayhem, mi tocca convertirmi di nuovo alla Nintendo così. E quindi, sì, andatemi a seguire su Instagram intanto, che dite? E ciao cane, cosa fai lì? Quindi, sto ricominciando il gioco, sto trovando molte ispirazioni per Pokémon X, Y prima e dopo, anche se prima c'è altra roba. Quindi, noi ci rivediamo al video, ok? Curiosità di Capolestra, di Kalos. Violetta è la prima ragazza specializzata in Pokémon di tipo coleottero. Violetta è la prima capopalestra a usare un Pokémon al secondo stadio evolutivo, ovvero Vivillon, durante la sua prima sfida. Nella versione giapponese dell'anime, Violetta e sua sorella Alexia condividono la doppiatrice con una capopalestra di Sinnoh, rispettivamente Bianca e Marzia. Lino. Lino è il primo capopalestra di tipo roccia a non essere il primo della sua regione. Nei giochi è anche l'unico capopalestra di roccia a non usare mai né Geodude né Onix. Lino è l'unico capopalestra di Kalos a non usare Pokémon completamente evoluti, tranne che al castello Lotta. È anche l'unico capopalestra che usa solo Pokémon di sesta generazione. Ornella. Ornella è l'unica allenatrice a ricevere tre titoli diversi nella stessa partita. Capopalestra nella sua palestra, Erede in cima alla Torre Maestra e Marchesa nel Castello Lotta. Ornella è anche l'unica capopalestra di Kalos ad essere sfidata fuori dalla sua palestra o dal suo Castello Lotta. È anche l'unica capopalestra di Kalos ad avere due artwork. Le prime quattro mosse usate da Lucario di Ornella nell'anime sono le stesse del Lucario da lei regalato al giocatore. Ornella è la seconda capopalestra femmina ad aver viaggiato con Ash, la prima è stata Misty. Ornella è anche l'unica capopalestra a usare una Mega Evoluzione, in questo caso appunto il suo Lucario. Arriviamo ad Amur. Come Erika di Azzurropoli, Amur è il quarto capopalestra della sua regione specializzato nel tipo erba. Amur è il secondo capopalestra maschio specializzato nel tipo erba, dato che il primo è Spighetto. E la sua barba ricorda un po' Chespin. Passiamo a Lem. Lem è l'unico capopalestra maschio ad essersi unito al gruppo di Ash che non si incontra nella prima palestra nei giochi in cui compare. È anche il primo compagno capopalestra di Ash che non ha con sé il suo Pokémon identificativo durante il viaggio, dato che Heliolisk è rimasto alla palestra sotto il controllo di Lembot. Lem è il primo personaggio principale a parte Ash che possiede un Pokémon tipo elettro capace di evolversi. Viene indicato in Sognando un futuro da performer Pokémon che Lem potrebbe essere miope. È il primo personaggio principale a lasciare il gruppo nel mezzo del viaggio per un periodo di tempo. Tra tutti i compagni di viaggio di Ash, Lem possedeva il maggior numero di Pokémon all'inizio del suo viaggio, con un totale di 4, anche se 3 di loro sono stati lasciati nella palestra di Luminopoli. Lem ha la paura delle altezze, come mostrato in Oltre la montagna innevata, quando si spaventa dopo essere arrivato sulla cima di un dirupo mentre cavalca un Mamoswine. Passiamo a Valerie, che ha ben poco di curiosità. Secondo uno dei turisti negli hotel di Kalos, Valerie proviene dalla regione di Johto. Inoltre, Valerie è la prima allenatrice in assoluto ad utilizzare il tipo folletto. Ecco perché la odio. Passiamo ad Astra. Astra è l'unica capopalestra di Kalos i cui Pokémon hanno tutti 4 mosse. E passiamo quindi all'ultimo capopalestra, ovvero Edel. A livello 59, l'Avalog di Edel è il Pokémon di un capopalestra a livello più alto in assoluto. Inoltre, Edel è il primo capopalestra di tipo ghiaccio a non essere il settimo di una regione, bensì l'ottavo. E quindi grazie per aver visto anche quest'altro video. Qui da Teo è tutto. Seguitemi sui vari social, più c'è il profilo Facebook privato sotto, più c'è Instagram. Sono importantissimi quelli, quando farai contest li utilizzerò. Qui da Teo è tutto e ciao compagnia.